Buonasera a tutti, datemi un feedback in chat cortesemente se sentite la mia voce. Ok, Marco, tu ci sei? Sì, Giuseppe, io ci sono. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione a questo nuovo evento del Training Talent Show Coaching. Prima di iniziare, come sempre, la lettura del disclaimer. I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikmill ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill a meno che non sia stato specificato. Il training di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere l'investimento iniziale. Assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Allora, questo webinar è presentato dal sottoscritto Giuseppe Cericola, Country Manager Italia di Tikmill, e con me oggi c'è Marco, quindi continuiamo. La lezione che avevamo, diciamo, comunque visto nel precedente webinar. Prima di farlo, vi elenco le caratteristiche principali di Tikmill molto velocemente. Siamo un broker non dealing desk con commissioni tra le più basse del settore, spread a partire da zero, con regolamentazione FCA UK e fondi assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti e tutte le strategie di trading ed expert sono permessi. Grazie agli oltre 10 server sparsi per il globo, abbiamo una velocità di esecuzione ultra rapida e quindi eseguiamo al miglior prezzo disponibile, con la possibilità di avere anche degli slippage positivi. Abbiamo un'ampia gamma di mercati, tra cui Bitcoin, FTSE MIB. Ovviamente sul Forex siamo imbattibili con spread da zero. Strumenti di trading come AutoChartist, la VPS, il One Click Trading e la demo illimitata. Basta collegarsi una volta ogni 15 giorni. Lo dico perché alcuni mi dicono nei webinar: dici che la demo è illimitata, poi in realtà scade. No, perché se fate un login almeno una volta ogni 15 giorni, la demo non scade. Non ci sono poi costi su prelievi e depositi e abbiamo un ottimo programma partner di Tikmill e una tra i pochi broker con assistenza sulla dichiarazione del capital gain, grazie alla collaborazione con il cui presente Marco D'Andrea. Leggete qui vedete qui l'email di Marco per qualsiasi informazione appunto sulla dichiarazione del capital gain. Questa è un po' la panoramica dei nostri server sparsi per il mondo. Queste invece sono le nostre commissioni e spread a confronto con altri competitor. Nel rettangolo, nei riquadri illuminati di verde, vedete come Tikmill abbia comunque gli spread sempre inferiori, incluse le commissioni, rispetto ai competitor. Questa è una cosa che mi invito a fare voi stessi, collegandovi al sito di MyFXBook, un sito esterno, e potete confrontare in real time gli spread e le commissioni. Potete provare la nostra piattaforma con il conto di prova da 30 dollari. Per qualsiasi poi informazione potete scrivermi a giuseppe@tikmill.co.uk. Marco, io avrei concluso questa breve presentazione del broker. Sì, Vediamo che in chat Giuseppe. sia tutto a posto. Sì, mi sentite? Quindi Marco, l'altra volta eravamo arrivati, se non sbaglio, al punto adesso non ricordo bene, ma se non sbaglio, i tre punti della teoria di DAO. O avevi parlato anche del concetto di swing?
No, no, allora, sì, allora, i tre punti del concetto di swing fa parte del secondo punto, diciamo, della teoria di Dow, vedi, no, non sei stato attento, e quindi, allora, diciamo, il concetto di swing fa parte della teoria di Dow perché comunque è la seconda parte, quindi ci dice semplicemente che il mercato non tiene presente soltanto, diciamo, di tutti i massimi o di tutti i minimi, ma ne raggruppa un X, diciamo, numero di candele ogni tot al fine di qualificare un movimento in relazione quindi allo stesso numero di candele successivamente. Noi su questo ci possiamo, abbiamo visto l'altra volta, ci potevamo aiutare con l'indicatore fractal, che fondamentalmente mette, diciamo, un triangoletto, un cappellino sopra ai punti di swing, che sono appunto chiamati anche in italiano punti di svolta, in generale dove il mercato non crea più da quel punto in poi o un minimo o un massimo più alto o più basso in generale. Poi è ovvio che solo a posteriori è possibile definire uno swing diciamo di assoluto rispetto a uno relativo. E quindi ovviamente come tanti indicatori di analisi tecnica e comunque dei casi come tanti indicatori che sono presenti nelle varie piattaforme e come tante anche altre teorie arriva sempre in ritardo e poi ovviamente vi mostrerò insomma anche se ce la facciamo pure stasera se no nelle prossime puntate di come fondamentalmente sfruttare anche i ritardi insomma perché se una cosa arriva in ritardo non è detto che comunque dei casi sia un male, bisogna anche insomma vedere un pochettino diciamo i contesti, gli strumenti che utilizziamo. Quindi ricapitoliamo proprio velocemente il discorso della, diciamo, della teoria di Dow, che il primo punto fondamentalmente della teoria di Dow altro non è che comunque diciamo il concetto di trend, come si diciamo, stabilisce un trend, quindi con l'orientamento di massimi e minimi crescenti o decrescenti. Poi il secondo punto, appunto, abbiamo detto poc'anzi, che non tutti i massimi e minimi vengono presi in considerazione, ma è meglio sempre qualificare i movimenti a gruppi di candele al fine di distinguere l'impulso dal ritracciamento. Infine, la relazione prezzo-tempo, quindi che cosa vuol dire? Che tutto secondo Dow si ripete, quindi no, io ovviamente qualifico i movimenti a livello diciamo di ciclo di analisi appunto tecnica o ciclica per quanto riguarda l'elezione del presidente americano, quindi per un macro trend di lungo periodo, poi qualifico diciamo il trend di medio periodo in base al ciclo principale. E quindi in base a lì dopo bisogna stabilire se siamo in seasonality oppure se andiamo su un bias. Che cosa vuol dire? Andremo in seasonality nel momento in cui utilizzeremo strumenti che sono affetti da stagionalità, come ad esempio, lo dicevamo l'altra volta, il natural gas. Se invece abbiamo invece diciamo degli elementi come il Forex, ad esempio, andare sul seasonality non ha molto senso. Poi, insomma, vedremo se avremo del tempo, vi mostrerò degli studi di stagionalità e sul Forex vediamo che già l'ho anticipato, ricordo l'altra volta, che ci sono alcuni momenti in cui, diciamo, nel brevissimo periodo si creano queste ripetizioni nel tempo, che però se noi andiamo diciamo, a strutturare l'analisi sul lungo periodo, quindi con almeno 10 anni di storico, vediamo che quel vantaggio o addirittura si tramuta in uno svantaggio, oppure al massimo ti dà un 50-51% di diciamo di probabilità di vittoria sul mercato, che trattandoli con un rischio rendimento alla pari. Tolte le commissioni, tolto diciamo tutti quelli che sono i costi impliciti del trading, no, non andiamo a battere il mercato, siamo perdenti sul lungo periodo. Questo che cosa vuol dire? Semplicemente che il Forex è un, come si dice, un mercato molto efficiente e quindi riuscire a trovare dei bias o comunque delle ripetizioni è un po' difficile, quindi va trattato, in un altro modo.
Mi perdoni Giuseppe per insomma per l'attività un po' nasale che solo mi sono preso, mi sa, un po' di raffreddore, un po' di allergia. No, Quindi, figura, non perdonami. dirlo a me perché io ho appena avuto anch'io un raffreddore tremendo e quindi sono anch'io un Ecco. po' nasale. Allora, per quanto riguarda invece appunto, finito diciamo, ricapitolarizzazione diciamo, di oggi, tenere ben presente queste cose perché le andiamo dopo a riprendere Quindi fondamentalmente. Marco, Quindi, se ricordo bene, poi ovviamente c'è anche la registrazione del precedente webinar che potete vedere sul canale YouTube di TIC1000. Noi avevamo fatto un esempio su euro-dollaro, dove avevamo stabilito un macro trend nato dalle elezioni di Trump, giusto? Correggimi se dico fesserie. esatto. Poi avevamo analizzato un periodo di 20 barre per Esatto. individuare i fractal, quindi per i punti diciamo, di swing, giusto? Esatto, abbiamo spiegato un pochettino come matematicamente ragiona un pochettino l'indicatore fractal, in modo tale che chiunque se lo riesce, anzi non vede solo dei triangolini, ma capite anche come quell'indicatore li forma, quei triangolini e che senso c'ha dietro, che io dico sempre, è bene essere informati su tutto quello che utilizziamo, e anche se ci sono molti indicatori che in apparenza sembrano dare un senso grafico al mercato, non dovete mai fermarvi a quello, perché per poter diciamo, capire se siete dentro un concetto logico rispetto a diciamo, una mera illusione ottica, se non conoscete bene come quella struttura si muove, non potete distinguere le due fattispecie e quindi paradossalmente vedete una cosa che graficamente funziona, ma potrebbe essere un semplice colpo di fortuna. Perfetto, quindi possiamo procedere con i successivi argomenti ed era, se non sbaglio, questo il trend following. Esatto, esattamente. Allora, facciamo subito una premessa in generale. Allora, noi sappiamo che diciamo, i sistemi di trading si sviluppano in due tipi, tipi diciamo, che vanno alla ricerca del trend, ed è diciamo, l'oggetto dell'azione di oggi, e comunque dei casi, tipi di strutture, comunque di analisi di mercato, che si sviluppano contro trend. Che cosa vuol dire? Che sviluppa, diciamo, andare a seguire il trend significa altro che comunque dei casi andare a osservare l'andamento dei massimi e dei minimi, quindi la consecutività nel tempo dell'alternanza tra massimi e minimi. Se questi sono orientati al rialzo, o comunque dei casi sono orientati al ribasso, andiamo a stabilire il trend, lo andiamo a seguire. Dal momento che comunque dei casi diciamo il 70% o anche di più di questo diciamo contest si sviluppa sul mercato Forex, vi dico che in generale un buon 80% degli strumenti del Forex, dei cambi in generale, non si sviluppa in trend following, diciamo la maggior parte del tempo dei mercati si sviluppano in controtrend, quindi in counter trend, ovvero il mirreverting. Che cosa vuol dire tutti questi termini? Semplicemente che il mercato si muove se vogliamo semplificarlo, su due livelli, diciamo, di supporto e resistenza, anche se sarebbe sbagliatissimo definirlo in questi termini. Semplicemente per rendervi l'idea che il mercato è abbastanza fisso, stabile. Se noi ad esempio pensiamo non so, al franco svizzero fino a qualche tempo fa era sempre bloccato insomma su due livelli, perché quello fondamentalmente era stata una decisione le banche centrali che controllavano fondamentalmente il rapporto tra il dollaro e il franco. Era stato stabilito, diciamo, un'oscillazione piuttosto piccola, piuttosto quindi contenuta, e quindi essendo piccola e contenuta questa oscillazione, il cambio si andava diciamo, a movimentare su piccole, diciamo, oscillazioni che magari sul brevissimo periodo potevano comunque sembrare, quindi in modalità intraday o comunque multiday di pochi giorni, potevano sembrare, diciamo,
appetibili dal punto di vista trends following, ma dal punto di vista meramente diciamo di operatività, era palese che il mercato si muoveva su un canale dove più sotto di un valore non andava e più sopra di un altro valore non andava, quindi perché era volutamente tenuto stabile. Questo, diciamo, volenza o nolenza da parte delle banche centrali di mantenere dei cambi stabili, va anche su tantissimi altri cambi. Ci sono, ad esempio, altri Marco, fai cambi. riferimento a, scusa se ti ho interrotto, a USD, CHF, questo grafico qui. Sì, esattamente, esattamente. Facevo riferimento più che altro anche, come possiamo vedere anche in questo momento, se noi lo vediamo sul lunghissimo periodo, vediamo che un trend di fondo non c'è. Se noi lo stiamo guardando già su questo spezzone che stai facendo vedere, un trend di fondo non c'è perché tanto sale e tanto riscende. Se invece noi lo mettiamo già sul settimanale, vediamo come nell'ultimo periodo la fase laterale è stata piuttosto pronunciata, cioè tanto è salito e abbastanza è sceso. C'è stato un primo impulso long, poi ha sempre Beh sì, vedendolo lateralizzato. sul grafico daily dal 2014, poi ovviamente quello che è successo sul franco per via anche delle scelte della Banca Centrale Svizzera. Sì, però sostanzialmente sono d'accordo con te, c'è molta lateralità. Mentre lo stesso discorso vale per diciamo, quei cambi più liquidi come euro-dollaro, oppure lì un discorso diverso? Allora, lì invece per quanto riguarda l'euro-dollaro hai citato un po' una bestia nera, perché io ricordo quando abbiamo fatto la presentazione con Renato De Carolis, che salutiamo, che è diciamo un po' anche il padre fondatore di questa idea, lui mi disse: hai avuto un bel coraggio, insomma, a presentare ad esempio sterlina yen, che comunque dei casi è un cambio un po', lasciandomi passare il termine, un po' bastardello, diciamo, per quanto riguarda i vari trader, insomma, in generale. Però quello che vi posso dire, a mio avviso, almeno per quello che mi riguarda, risulta essere un cambio molto facile, perché sul time frame che lo andiamo dopo ad utilizzare si muove molto, diciamo, in trend. La fase di trend è abbastanza, sul, diciamo, a livello di macro periodo potrebbe sembrare tranquillamente un cambio laterale come tanti altri. Mentre per quanto riguarda invece il più breve periodo, quindi l'intraday in generale, è un cambio che si muove tanto e si muove in trend. L'euro-dollaro invece abbiamo, definirlo comunque nei casi un cambio, diciamo, di mirror reversion o trend following, quindi dare o una o l'altra definizione, è sbagliato, per il semplice fatto che ha entrambi le fasi, quindi è un cambio misto. In generale, e bisogna anche un attimino vedere dopo su che time frame lo osserviamo, perché se lo osserviamo all'interno di un intraday, quindi in H1 spesso e volentieri, le giornate direzionali, quindi quelle che aprono sui minimi e chiudono sui massimi, sono o comunque aprono sui massimi e chiudono sui minimi, sono veramente poche. Ve l'ho detto già poc'anzi, è stato fatto già uno studio e non c'è un vantaggio su da quel punto di vista. Quindi vuol dire che sulla fase trend following a livello intraday, sull'euro-dollaro è un po' difficile comunque dei casi da cavarci qualcosa di interessante. Mentre dal punto di vista, magari sul lungo periodo invece, quindi mantenere la posizione overnight, salvo ovviamente swap, eccetera, eccetera, diventa invece un qualcosa di interessante, e questo poi Giuseppe ce lo mostrerà come sfruttare ad esempio altri dati, come ad esempio il cot report o comunque dei casi, delle altre informazioni che comunque dei casi portano a dei vantaggi Esatto, sull'euro-dollaro. io poi proprio per questo ti ho chiesto su euro-dollaro, proprio perché poi su euro-dollaro andremo ad operare seguendo un po' le indicazioni sia del cot report che dei retail, in modo tale da avere comunque una situazione di fondo che ci dia un vantaggio, non quindi su analisi tecnica, ma appunto sul posizionamento dei grossi istituzionali e dei piccoli. Quindi mi interessava un attimo capire, quindi hai scelto sostanzialmente GBP/Yen perché in intraday ha un'ottima volatilità.
mi è sembrato di capire. Esatto, e soprattutto sviluppa trend, cioè li sviluppa sia al rialzo che al ribasso. Lì non vado a cercare il vantaggio, perché ovviamente anche lì non c'è un vantaggio statistico che mi dà una propensione al long o allo short, perché quello purtroppo va contestualizzato con diciamo, il trend di lungo periodo, cioè in linea generale. Quindi ti puoi ritrovare tranquillamente un anno e mezzo che sale solo e un altro anno e mezzo che scende soltanto. Quindi quello ovviamente non lo puoi contestualizzare, non lo puoi prevedere prima. Però quello che si, oppure anche un anno che lateralizza soltanto, quindi tanto sale e tanto scende. Quindi non potendo avere questo tipo di previsione, perché comunque stiamo parlando comunque di decisioni di banche centrali, comunque stiamo dentro a discorsi macroeconomici piuttosto ampi in generale, quindi non è possibile dare un vantaggio da quel punto di vista, dobbiamo andare invece a cercare di trarre vantaggio se è un cambio che a livello intraday può portare un vantaggio. Io vi dico di sì, perché sfruttando molto la volatilità di questo cambio e quindi la direzionalità, si riescono a sviluppare dei semplicissimi sistemi di breakout, quindi di trend following, che una volta individuata la tendenza di fondo, riescono bene o male a cavalcarla almeno per un pezzo. Ovviamente non c'è la pretesa di entrare sui massimi, uscire sui minimi o di fare performance di chissà quale genere, però in linea generale si riesce a fare quello che solitamente tanti trader sognano, cioè ovvero cercare di prendere, di essere protagonisti al mercato quasi tutti i giorni e soprattutto di prendere sempre un pezzettino, diciamo, della torta. Che appunto, essendo molto ampia in generale, se il trader non si fa prendere dalle emozioni e dalla diciamo la pretesa di sviluppare, che ne so, giornate, perché ci stanno sulla sterlina yen, ad esempio, giornate molto direzionali, molto volatili, dice: ah, se io qua entravo qua e uscivo di là, avrei fatto un sacco di soldi, e quindi magari ci riprovi il giorno dopo magari è la volta buona che lateralizza. Quindi anche su quelle giornate dove molto spiccate, cerchiamo sempre di prenderci il nostro, cioè un qualcosa che apparentemente potrebbe sembrare piccolo, ma quel piccolo fatto costantemente, diciamo in linea generale tutti i giorni o quasi, ci porta sicuramente ad avere dei buoni vantaggi. Uniremo un po' di money management e la tecnica sarà molto semplice e replicabile. E Marco, quindi ovviamente senza entrare nel dettaglio ovviamente della tecnica ancora, ma per capire appunto il tuo ragionamento, tu non hai scelto euro-dollaro perché, ad esempio, la volatilità intraday su euro-dollaro, adesso un po' di volatilità nell'ultimo periodo è tornata su euro-dollaro, però sostanzialmente è intorno agli 85 pips, mentre se andiamo a vedere su GBP/yen abbiamo, dov'è che c'è? Ce l'avevamo qui. GBP/yen è una volatilità di 144 pips, quindi quasi il doppio. abbiamo è il doppio e lo spread comunque su GBP/yen con TickMill è molto basso, parliamo di un pip, quindi che ne so, prendendo questa giornata qui molto direzionale, sono 323 pip di movimento direzionale con uno spread di un pip, comunque si riescono a lavorare bene queste giornate. Quindi ho compreso bene il tuo ragionamento e questo è il motivo per cui hai scelto GBP/yen piuttosto che euro-dollar. Perfettamente, perfettamente, esattamente. L'euro-dollaro è un cambio molto, molto più efficiente di sterlina-yen. Quindi, comunque, nei casi, riuscire a cercare un vantaggio, diciamo, in maniera più semplicistica, quindi utilizzando degli strumenti quantitativi derivanti dall'analisi tecnica, è più semplice rispetto all'euro-dollaro che, come hai detto giustamente tu, necessita invece di un approfondimento maggiore, proprio perché l'efficienza del cambio è veramente molto molto forte. Quindi riuscire a trovare dei vantaggi statistici o comunque dei casi, un qualcosa che ci può dare, diciamo, un senso matematico, è difficile, è veramente difficile da trovarlo sull'euro-dollaro. Quindi, ad esempio, il discorso del cut report o comunque gli elementi che stanno esterni al grafico sono sicuramente degli elementi che
possano darci un vantaggio, insomma, in linea generale. Poi ovviamente andiamo anche a guardare un po' le materie prime come il petrolio e vi faccio vedere come c'è una logica completamente differente. Lì parleremo di un bias, fondamentalmente, che poi tra l'altro l'ho presentato in parte a Napoli, ho fatto solo vedere insomma un eseguito, ma in generale poi lo andiamo a approfondire insomma meglio tutta la Ok, quindi logica. WTI e sterlina yen. Poi mi chiedono, Antonio chiede cosa ne pensi del gold. Non so se in un'ottica di previsione, perché no, credo di no, perché comunque previsione non è questo l'oggetto del webinar, ma credo dal punto di vista della volatilità, perché tu non hai scelto il gold come Allora, il strumento gold tradabile. perché fondamentalmente a livello intraday è un qualcosa anche lì che non ha un vantaggio, il gold perché allora molti fanno l'errore di pensare che il gold sia una materia prima, quando in realtà il gold, seppur diciamo come sottostante, è una materia prima, dal punto di vista invece del senso del gold non è assolutamente una materia prima, ma è un bene di rifugio. Quindi il gold tende a apprezzarsi o a deprezzarsi quando fondamentalmente ci sono guerre, quando ci sono, diciamo, malcontento dal punto di vista macroeconomico in generale. Infatti, vedete questa bella salita che c'è stata, dell'apprezzamento dell'oro fondamentalmente perché c'erano comunque notizie molto brutte sul petrolio, c'erano notizie comunque di una crisi economica e quindi c'era il senso di avere un bene di rifugio che prendeva valore. Ad oggi, che bene o male, tutti gli scenari di un certo tipo e livello sono stati scongiurati, il gold, bene o male, sta rientrando in un valore piuttosto laterale. Come potete vedere, ad oggi una fase preponderante dell'oro non c'è. C'è una fase che attualmente è molto laterale e stiamo parlando di almeno 3 anni, anzi forse anche di più, anche tra 4 e 5 anni, insomma, il gold si sta muovendo in laterale. Quindi andare fondamentalmente, il gold a mio avviso è molto molto simile all'euro-dollaro come struttura di mercato. Ovviamente parlo come struttura di prezzo e non come sottostante, perché comunque dei casi hanno nel breve periodo delle fasi molto forti, hanno delle fasi molto molto forti, diciamo in trend, quindi sia rialzisti che ribassisti nel brevissimo periodo, e hanno delle grosse fasi laterali sul lungo periodo. Qui leggo una domanda e dice: non gode di essere rialzista il gold? Assolutamente no. Perché vediamo che comunque dei casi, anche ha un bias rialzista nel lungo periodo, nel time frame ampio, quello sicuramente. Però dal punto di vista, se andiamo a vedere la qualità di ritracciamenti, vediamo che la qualità di ritracciamenti, quindi diciamo della fase short, è piuttosto forte, cioè abbastanza marcata, tant'è che ha portato il gold a lateralizzare molto nell'ultimo periodo. Quindi che cosa vuol dire? Che a differenza, ad esempio, dello Standard & Poor's, dell'S&P 500, ad esempio andare short sull'S&P 500 a mio avviso non c'ha senso. Andare short invece sul gold sì, perché il ritracciamento del gold è molto 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 marcato e quindi è molto difficile, ad esempio, mentre quando l'S&P 500 va short tu sei sicuro che è un ritracciamento, perché lo sai che l'S&P 500 non è un mercato che shorta. Dal punto di vista del gold, invece, tu sai che la fase short è molto presente da un punto di vista. Quindi che cosa vuol dire questo? Che quando c'è una forte, diciamo, inversione di un trend, long o short che sia, tu non puoi mai anticipare e dire questa è un'inversione, o questo è semplice ritracciamento. Sull'S&P 500 lo puoi fare perché il bias è rialzista da tanti 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 anni, mentre il gold ha dimostrato negli ultimi 10 anni che comunque dei casi il bias rialzista è stato invalidato, e soprattutto abbiamo visto che il bias rialzista è durato meno, diciamo, della fase attuale, quindi anche a livello ciclico è stato già invalidato dal primo short molto molto forte.
Quindi dire che il gold ha un via al serial assista, a mio avviso, Cioè, non è quello che giusto. dici tu è adesso, se vedete sul grafico dell'oro, su un weekly dal 2010, quindi hai detto gli ultimi 10 anni, 2018, diciamo da qui, negli ultimi 2000, dal 2008, anche poi per via della crisi, comunque dei mutui subprime e anche poi della crisi del debito sovrano, comunque il gold si è apprezzato fino al 2000, però poi sostanzialmente gli ultimi, diciamo, tenere chi fosse entrato nel gold nel 2013, comunque mantenere un asset in portafoglio che se lo mantenete come asset, a mio avviso, comunque non è sbagliato, però per farci speculazione non è chissà qualcosa che dia un valore aggiunto, proprio perché comunque dal 2013 sostanzialmente siamo sugli stessi prezzi. Quindi magari come asset uno lo può anche sicuramente mantenere in portafoglio, ma come speculazione, secondo me, sul gold ci sono altri Qui strumenti. parliamo come l'esempio delle criptomonete in generale. A mio avviso è più conveniente, come il Bitcoin e il gold, averli più nel wallet, quindi avere l'oro fisico e appunto sperare appunto comprarlo magari in periodi di eccessi di ribasso, quello sicuramente. In modo tale che sapete che quando prendete uno strumento che può, cioè voi quando comprate fisicamente uno strumento, quindi mettete il Bitcoin nel wallet oppure l'oro fisico o comunque qualsiasi altra cosa da investimento, non ci potete andare short, cioè potete andare solo long, cioè li comprate e li mettete come bene di rifugio. Ovviamente potete utilizzare invece in spread il discorso di fare degli short su quella cosa, diciamo, su quel sottostante che state bene o male trattando, al fine, insomma, di costruire un portafoglio. Quello, diciamo, è una cosa intelligente da fare. Però, a mio avviso, dire che c'è il bias rialzista sul gold, a mio avviso, è sbagliato. Anche perché poi, per poter dire una cosa del genere, bisogna studiare un pochettino l'attitudine di questo mercato. E se lo andiamo a studiare, io vi dico, a livello intraday non c'è un vantaggio long o short. Sul lungo periodo addirittura potrebbe esserci uno sbilanciamento sul long, potrebbe, però come vi ha fatto notare prima Giuseppe, a mio avviso non c'è, insomma, in generale. Ok, Comunque. quindi sul gold abbiamo, diciamo, chiarito il perché non l'abbia scelto con le tue strategie, quindi solo sterlina, yen e WTI, mentre da parte mia l'euro-dollaro. Quindi continuando con le slide, siamo arrivati al trend following che hai spiegato e forse il concetto di breakout ancora, se vuoi specificarlo e poi dimmi te. Certo, allora, quindi se, come abbiamo detto prima, se invece il discorso di controtrend è quello appunto di andare a cercare un mercato che si muove bene o male in laterale, quindi incanalato, il discorso di trend following è l'esatto opposto. Quindi che cosa si intende? Andare a cercare un concetto di breakout. Allora, per diciamo ripassare anche il concetto di breakout, lo diciamo velocemente. Poi ricordo che c'era un ragazzo che adesso non ricordo il nome con cui Giuseppe ha avuto modo di farci un webinar un po' di tempo fa che presentava una strategia quantitativa sui breakout e faceva vedere come i breakout erano molto molto efficaci su alcuni strumenti. Adesso non mi soffermo sugli strumenti, ma riprendo quel tipo di discorso, cioè, ovvero andare alla ricerca del trend significa semplicemente andare a cercare quei tipi di mercato che ogni volta che rompono o il massimo o il minimo di una, diciamo, di una candela, tendono sempre a mantenere quella direzione. Quindi che cosa vuol dire? Che andare long su un mercato significa semplicemente andare a rialzo, quindi su in breakout dei massimi ogni talvolta che ne viene rotto uno. Quindi c'è una candela, si rompe il massimo, si entra long sulla rottura del massimo e si mantiene fino, diciamo, a esaurimento trend. Poi ovviamente vediamo un attimino come sfruttare dopo le uscite in generale, però in linea generale dobbiamo andare a cercare questi tipi di mercato qui. Quindi che cosa vuol dire? Dobbiamo andare a cercare mercati che breccano completamente massimi oppure breccano sempre minimi o comunque entrambe le cose
al fine di sviluppare dei trend. Abbiamo detto poc'anzi con sterlina yen, a noi non dobbiamo semplicemente limitarci a osservare un time frame, perché se noi andiamo ad esempio a utilizzare, ad esempio, un esercizio di stile che potete andare a vedere, l'S&P 500 che dicevo prima ha un atteggiamento piuttosto particolare, perché se voi lo mettete sul lunghissimo periodo, vi Aspetta, sembra aspetta che lo metto, così. sì. Ecco, US 500, ce l'hai lì, perfetto. Allora, se lo mettiamo ad esempio appunto sul settimanale, come possiamo vedere, e qui abbiamo una storicità comunque pure abbastanza buona, insomma di 5 anni, a noi ci sembra un trend following puro, perché ogni volta brecca massimi, brecca massimi, brecca massimi e il trend sale sempre. Quindi ci sono dei ritracciamenti, ce ne sono stati un paio, un pochettino, diciamo, un po' più, come possiamo dire, marcati, che sono quelli che abbiamo detto prima, della crisi dei mutui subprime, quindi comunque della crisi immobiliare Marco, americana. Sì. una strategia stupida sui fractal che hai messo in breakout, entrare come hai detto tool bias in rottura su ogni fractal, Esatto. come in questo caso vedete su ogni rottura di fractal Dei c'è massimi, sempre ovviamente. dei massimi perché hai detto il bias sempre il bias rialzista, sempre quasi sempre funzionato. Esatto. L'unica cosa brutta che abbiamo detto dei fractal, dobbiamo sempre aspettare un paio di candele successive per Sì, quello sì, confermarli. però vedete come sono passate le tre barre, le due Esatto. candele, comunque sono sempre confermate. Quindi ci sembra diciamo sul settimanale, ma andiamo pure sul mensile ancora peggio, ci sembra comunque dei casi un trend following puro. L'S&P 500, io vi dico invece se lo mettiamo in H1 è un mercato che è mirror reverting con bias rialzista. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente ogni talvolta che all'interno di una giornata che fondamentalmente può essere anche rialzista o comunque può anche andare a fare nuovi massimi o volendo nuovi minimi, in generale dipende dal trend di fondo perché siamo su un time frame piuttosto veloce, insomma, in generale. Notiamo che in una giornata rialzista, non è anche direzionale, non è che prende parte, fa il breakout e arriva sui massimi piano piano. No, ogni volta ha sempre dei ritracciamenti profondi durante la giornata, tende sempre a ritornare verso i minimi per fare nuovi massimi, oppure quando fa nuovi minimi, tende sempre a fare nuovi massimi per fare nuovi minimi. Questo atteggiamento di tipo mirror reversion è dovuto da diversi fattori che adesso non andiamo a spiegare perché non è oggetto di questo webinar. Però ecco, basta vedere anche la giornata di oggi in generale, tende sempre ad andare a prendere o i minimi di giornata o comunque dei casi i minimi diciamo, del giorno prima in generale, vedete nelle ultime candele, per poi ripartire e risalire. Oppure, ad esempio, in questo ultimo momento siamo in un trend di tipo ribassista, ogni talvolta vediamo i ritracciamenti abbastanza pronunciati verso l'alto che tende sempre spesso a riaggiornare i massimi del giorno precedente o comunque della mattinata in corso per poi andare a fare nuovi minimi. Guardate ad esempio dove è diciamo il fractal più alto che è sul schermo di destra, Giuseppe, diciamo un po' più a sinistra, diciamo alla tua sinistra, Giuseppe, ecco lì, bravo, esattamente. Lì vediamo che in precedenza, poche candele prima, aveva fatto un massimo, che poi ha riaggiornato per andare a fare un nuovo minimo. Questo atteggiamento è un atteggiamento di mirror reverting, cioè ovvero tende ad aggiornare i massimi, quindi a fare il falso breakout, per poi andare a fare il breakout vero che è sui minimi in generale. Ovviamente, se sei in uno strumento come l'euro-dollaro, sta cosa ti frega in generale, perché tu non sai qual è il breakout quello giusto, se è sul Cioè, quindi tu massimo. dici che ti fa prima un falso breakout sostanzialmente e poi ti fa il breakout quello vero, diciamo, dei minimi o dei massimi. Esatto, esattamente. Dipende ovviamente dal trend di fondo. Nell'S&P 500 è più semplice perché comunque dei casi
almeno io ve lo dico personalmente, non ho mai fatto operazioni short sull'S&P 500, nonostante spesso e volentieri portano a dei vantaggi in generale, che comunque dei casi ci sono, almeno negli ultimi 2 mesi, chi ha fatto degli short sull'S&P 500 ha guadagnato molto molto bene. Io vi dico che oggi, insomma, l'ho postata anche questa mattina su Facebook, la condividevo con Giuseppe, un'operazione long che avevo aperto a Napoli venerdì scorso, diciamo in chiusura, verso chiusura futures, quindi a rollaggio, avevo aperto un long che sono andato a chiudere, diciamo, oggi in giornata. E ovviamente ci sono varie motivazioni per cui l'ho fatto, insomma, in generale, però. Per farvi capire che nonostante siamo in una giornata, cioè in un periodo ribassista, l'unica giornata rialzista sono riuscito a prenderla. E nelle altre giornate, ovviamente, che avevo segnali ribassisti, non li ho mai presi, nonostante fossero andati a guadagno, proprio perché io lavoro con un vantaggio, cioè lavoro con un bias dove fondamentalmente, in linea generale, so che il bias è rialzista, quindi se mi filtra le posizioni long, io le prendo sempre, anche se il trend è al ribasso. E Se a invece proposito di vantaggio statistico, scusami Marco, ma leggo il commento di Michele che dice a proposito dell'S&P, oggi era statisticamente profittevole comprare l'S&P 500, visto che dopo 3 giornate ribassiste andare long genera un vantaggio statistico. Sei d'accordo? Allora, in apparenza sì, non l'ho studiato, sicuramente è un bias che vado ad approfondire, sicuramente ringrazio Michele di questo, invito anche chi ci ascolta a farlo. Per carità, sì, è vero, però si potrebbe rimanere scottati, insomma, da una cosa del genere. Non è detto che per forza una roba del genere funzioni, anche perché ti dico, oggi ci è andata bene. Ma se andavamo ad esempio durante gli ultimi 15 mesi, a partire diciamo da dicembre indietro, un'opportunità del genere il mercato non ce la dava perché ha fatto 15 mesi consecutivi long. Quindi in generale sì, sono dei piccoli vantaggi statistici che sono dovuti dal fatto che la popolazione campionaria di osservazione è bassa, cioè ci sono poche candele, sono meno quelle ribassiste che quelle rialziste, e quindi andare a cercare un vantaggio è facile, però dobbiamo sempre renderci conto che siamo su una popolazione campionaria, quindi siamo su una numerosità di candele piuttosto contenuta. Quindi è sicuramente apparentemente un vantaggio statistico, però è da confermare, quindi bisogna vedere un attimino che se è stabile nel tempo. Ok Ovviamente. Marco, quindi adesso chiudiamo con le ultime 2 slide, con le inversioni del trend e l'ausilio Esatto, degli quindi indicatori. spero che sia chiaro il discorso di breakout, quindi il discorso di come si sviluppa il trend e quindi andare a distinguere. Quindi l'esempio che vi volevo fare dell'S&P era semplicemente per farvi capire che anche su uno strumento, se cambiate da in frame, non è detto che quella natura di quello strumento viene mantenuta su tutti i time frame, può cambiare. E più cambia la natura, e più è un problema. Insomma, l'unico vantaggio che ha l'S&P è il bias, cosa che invece questo vantaggio non ce l'ha l'oro, ad esempio, ed ecco il motivo perché comunque viene scartato. Andiamo a vedere fondamentalmente come invece un trend si può invertire, no? In linea generale. Su questo facciamo un po' di storia più che altro che del trading, perché allora in linea generale. E sulla storia del trading, chi ha inventato questo, diciamo, discorso di come si inverte un trend, per me è stato sempre Charles Dow e poi è stato fatto da Larry Williams. C'è una persona che si è impadronita un po' di tutto quanto questo a livello commerciale, che è John Ross e tutta, diciamo, la sua scuola, che ovviamente non voglio assolutamente denigrare in generale, però se andiamo a diciamo a vedere un pochettino come si sono evolute nella storia, diciamo, questi tipi di studi, sono stati, diciamo, prima Charles Dow e poi Larry Williams che lo hanno studiato bene, e poi John Ross si è un po' impadronito, diciamo, dei pattern che ne vengono fuori. Allora, io quindi non vi riporto gli studi di John Ross perché semplicemente sono una raccolta di altri studi, quindi andiamo direttamente alle fonti.
Alle fonti vuol dire andare semplicemente a capire come un trend si inverte, e l'inversione del trend è facilissima: o si inverte con un 1, 2, 3, oppure si inverte a scaletta. Ovviamente l'inversione 1, 2, 3 significa che si crea un impulso, c'è quindi una prima fase di sviluppo del trend, che Aspetta, ovviamente è. aiutami con un grafico, cioè, così si capisce meglio. Che grafico metto? Ma con qualsiasi grafico va benissimo, anche il petrolio possiamo andare bene, che forse è quello che a livello di trend è quello che sviluppa meglio, insomma. Ok, WTI. Eccoci qua. Allora, l'impulso del trend, ad esempio, prendiamo il primo frattale, quello più in alto di tutti, quello diciamo è la zona di impulso. Dopodiché si crea appunto un primo trend ribassista e si crea appunto il secondo frattale, il secondo swing. Ovviamente, dopodiché il trend comincia a ritracciare, quindi si crea quello che è il ritracciamento. Alla fine del ritracciamento si genera un nuovo impulso che va a rompere il frattale, diciamo, minimo, per poi sviluppare tutto, diciamo, il resto del trend. Secondo Larry Williams prima, e comunque De Casi ancora prima di lui, Charles Dow, che diceva appunto che il mercato si muove in swing, ovvero appunto che il mercato fa questi andamenti in 1, 2, 3. Giuseppe ve lo sta mostrando in tutte le salse, cioè con le candele, con le linee, quello potete notare in qualsiasi momento, cioè come meglio lo gradite il grafico, e vedete che bene o male il mercato fa questo andamento che si chiama appunto a scaletta, cioè in 1, 2, 3, ovvero si fa un punto più alto, un minimo, un massimo più basso, oppure al contrario, si fa un minimo più basso, un massimo, un minimo più alto, e viene rotto, diciamo, il massimo e il minimo di riferimento. In quel caso lì la rottura, quindi il breakout, quindi torniamo al discorso del breakout, genera il trend, e da lì puoi dire che quel trend si è invertito, perché comunque dei casi tutto questo andamento in scaletta ha portato a un orientamento di massimi e minimi decrescenti o crescenti, tali che hanno generato un trend. Quindi in questo caso il pattern 1, 2, 3, spiegato come lo sto spiegando io, non come magari lo potete leggere sui libri di Ross in generale, diciamo, analizza bene o male un'inversione di trend, quindi stando appunto all'apice di un trend. Ovviamente questo tipo di inversione a scaletta non è detto che tutti i trend si invertono in questo modo, perché può succedere delle volte che il ritracciamento è piuttosto breve, tale che crea invece un impulso piuttosto lungo e non riesce a fare questa scaletta, e quindi fa direttamente quella che viene chiamata una inversione a V. Che cosa vuol dire fare un'inversione a V? Se Giuseppe vai leggermente più a sinistra, ce l'abbiamo. Qui, questa qui. Esattamente, perché comunque dei casi non fa in tempo a generare la scaletta e va a negare direttamente il trend precedente. Quindi, in linea generale, che ne so, abbiamo un trend al ribasso, invece che aspettare, diciamo, che ritraccia creando quindi dei minimi crescenti, semplicemente andando a negare il massimo precedente, quindi senza andare a fare una scaletta vera e propria, quindi andando a negare direttamente lo swing precedente, in quel caso lì abbiamo una forma V, non abbiamo una forma scaletta, quindi non facciamo in tempo bene o male a creare quello che è appunto il pattern 1, 2, 3. Va direttamente, ecco, ad esempio, se ti fermi un attimo proprio sul minimo, quello più basso di questa schermata. No, qui è quell'altro, no, quella Questo. destra, esatto. Noi abbiamo fondamentalmente qui una scaletta, non c'è in generale, è andato direttamente a negare il frattale precedente, che è l'ultimo swing. In quel caso lì il trend si è invertito, ma non perché ha creato la scaletta, perché la scaletta, come potete vedere, l'ha creata tardi, ha creato un impulso troppo forte, un ritracciamento abbastanza intenso, ma successivo, e quindi noi potevamo già definire compromesso il trend, quindi invertito, con la negazione del massimo precedente. Quindi, in linea generale, sono questi i modi per lavorare sul trend following. Quindi, o andare a cercare delle inversioni a V, come le Cioè, chiama scusa, Larry solo Fink. inversione di trend. Ok. Esatto, sono inversioni di trend. Quindi Ok. andare a cercare o inversioni a V, oppure andare a cercare inversioni a scaletta, o un 1, 2, 3, come meglio li vogliamo definire, insomma, che praticamente ci danno
quella che è l'idea del trend e della sua inversione. Ovviamente non mi esprimo sulla validità del pattern 1, 2, 3 o comunque delle inversioni a scaletta. Queste sono efficaci solo nel momento in cui parliamo di strumenti trend following. Ovviamente l'ultima slide che avevamo di oggi era proprio il discorso dell'ausilio del fractal e il di perché fondamentalmente le trend line non le uso. Il discorso è allora, le trend line è il discorso di andare fondamentalmente a scartarle, l'abbiamo già indicato l'altra volta Esatto. e le andiamo a approfondire magari con calma anche nei prossimi incontri dove parleremo anche un pochettino, come si dice, andare un pochettino a guardare quelle che sono le illusioni ottiche in generale. Per quanto invece riguarda l'uso dei fractal, invece l'abbiamo visto oggi in accompagno, ci servono esclusivamente a vedere gli swing. Perché in ottica di bias rialzista l'abbiamo visto prima ce l'ha fatto vedere Giuseppe con l'S&P come possiamo sfruttarli. In ottica di che non abbiamo un bias, semplicemente andare a cercare le inversioni a V o le inversioni in 1, 2, 3, tali che su strumenti trend following riusciamo tranquillamente a individuare dei bei impulsi di trend, che ovviamente in anticipo non possiamo sapere se sono vere e proprie inversioni, ma ad esempio applicando questi due pattern, che appunto il pattern a scaletta o il pattern in inversione a V, sicuramente sono un ottimo filtro al fine di individuare o cavalcare un pochettino il trend. Rispondo velocemente a delle domande che ho visto, anzi, o meglio, l'ultima. Io ho testato su S&P 500 da un vantaggio per utilizzarlo di tenere stop largo e profit stretto. E veramente no, io l'esatto opposto. Ti posso far vedere delle operazioni che magari ci avremo del tempo, magari un approfondimento, se noi in separata sede lo facciamo sull'S&P 500, dove è l'esatto opposto. Però ovviamente dipende sempre su che time frame stai guardando, Simone, quindi bisogna vedere un attimino se sei su un time frame ampio, magari è come dici te, se siamo su un time frame stretto, io ti posso dire che ho anche rapporti di rischio rendimento di 1 a 3, 1 a 4 addirittura delle volte, e non tanto pure sull'S&P, tanto pure sul Nasdaq, o meglio ancora sul Dow se siete un po' sottocapitalizzati, quindi è quello che si gestisce meglio. Io parlo a livello futures, poi ovviamente bisogna vedere un attimino, insomma. Simone dice appunto è sul daily, io ti dico che sto in intraday, quindi io lo guardo in H1 in generale. Sul daily sì, molto probabilmente come dici te bisogna tenere gli stop un po' ampi, ma lì ovviamente tenere stop ampi significa avere anche una forte capitalizzazione. Il DAX non lo vedremo, Gabriele, perché comunque dei casi non è oggetto di questo webinar, lì sono altre tecniche, quelle che Ok utilizzo. Marco, quindi nel prossimo, a proposito dei prossimi eventi, il prossimo appuntamento questa volta ho già la data, è mercoledì 11 aprile, quindi Ottimo. ore 7. Chi si è iscritto a questo webinar è già automaticamente iscritto per appunto il successivo, quindi non c'è bisogno di riscriversi, basta soltanto appunto ricordarsi di questa data, poi ci penserà anche GoToWebinar a ricordarvelo via email. Vi lascio i contatti di Marco, e ci sono forse anche i miei, comunque quelli di Marco che sono più importanti. Quindi l'email, vedete, non so se vedete la slide, datemi una conferma. Quindi l'email, Skype di Marco e WhatsApp, e anche Telegram. Ok, e per quanto riguarda l'argomento della prossima volta, come ve l'ho anticipato, vi faccio vedere quelle che sono un po' le illusioni ottiche, cioè ovvero come le trend line e tante altre cose vi possono portare in una fase di illusione ottica, quindi comunque dei casi in piccoli abbagli e quindi in un discorso non replicabile. E comunque dei casi anche tante altre cose, non solo le trend line, ma altre situazioni, insomma, in generale Quindi parleremo di illusioni ottiche date sostanzialmente dall'analisi tecnica, giusto?
Esattamente, e poi parleremo anche del discorso invece di quello che potrebbe essere un'analisi tecnica, chiamiamola efficace, cioè ovvero quelle che sono magari invece dei concetti che, pur se sono in apparenza grafici, hanno anche un significato piuttosto importante e quindi magari ci tornano utili, insomma, in generale. Quindi vedremo un attimino questi che sono questi argomenti qui. Vi dico che molto probabilmente sarà l'ultimo dei webinar, insomma, che saranno teorici, perché dopodiché andremo a strutturare un pochettino quello che è come si dice, come si crea una tecnica e poi andiamo bene o male a svilupparne, insomma, insieme almeno un paio, quelle mie e quella di Giuseppe, e quindi diventeremo operativi. Sì, diamo ovviamente spazio sempre alle tue strategie, poi ovviamente se c'è comunque rimane tempo parleremo anche del COT report e dei retail abbinati all'euro-dollaro. Allora, Rispondo solo alla domanda di, non mi ricordo adesso in chat, per chi mi chiedeva dove scaricare il conto di prova, andate su TickMill, sul sito www.tickmill.com e scaricate il conto di prova. Non c'è bisogno di effettuare nessun deposito, non ci sono vincoli, quindi basta soltanto inserire un'email e ci sono già i 30 dollari sul conto, quindi non dovete inviare la documentazione. Poi per prelevare gli eventuali profitti, leggete i termini e condizioni perché c'è scritta tutta la procedura. Marco, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti possiamo no, guarda, chiudere. ho messo in chat, controlla se è arrivato il link per aprire anche il conto reale su Tickmill, l'avevo messo in questa chat, credo Esatto, che. quindi poi dalla chat potete anche aprire dal link che vi ha mandato Marco già il conto di prova, il conto demo, ovviamente non sentitevi in obbligo di aprire nessun conto reale, fate tutte le prove che ritenete opportune e poi valutate con assoluta calma se aprire il conto di trading. Va bene, allora grazie a tutti per aver ascoltato e visto questo webinar e vi do appuntamento al prossimo evento in programma l'11 aprile. Grazie a tutti e buon trading. Grazie, arrivederci.